Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi finalmente vi faccio vedere la mia idea di pranzo fuori scuola, lavoro, università, che me l'avete chiesto in tantissime, finalmente ve lo faccio vedere. Siamo sul mio secondo canale, quindi iscrivetevi, tante ricette sane e leggere di cucina naturale. Ho già preparato i ceci ragazze, io questo piatto diciamo nel barattolo lo mangio spesso anche a casa, quindi anche se non lo dovete portare fuori lo potete fare e spesso lo faccio con le cose che mi avanzano, vi dico la verità. Infatti i ceci l'avevo mangiati ieri, mi sono avanzati, l'ho semplicemente cotti con un po' d'acqua e qualche foglia d'alloro che dà un bel sapore speziato, e in un bel contenitore di questi qua che ho comprato da Ikea, che sono fenomenali, li riciclo tantissimo, li uso tantissimo, ci vado a mettere in basso il condimento. È troppo figa sta cosa del contenitore, io l'ho utilizzata tantissimo anche in estate, è strafiga, provate. Adesso vi spiego come si fa. Praticamente in basso dovete mettere il condimento, quindi in questo caso io ci metto ovviamente il mio amato olio extravergine d'oliva, ne ho messo un cucchiaio, poi in base ai vostri gusti, alle vostre esigenze. Altrimenti potete anche utilizzare questi contenitorini piccolini, tipo quelli delle salse di soia, quelle per i ghiacciolini, per metterci il condimento a parte. Mettete anche il sale se volete, io non lo metterò perché metto la salsa di soia, a me piace tantissimo questo piatto con la salsa di soia, quindi dato che è già salata non metto il sale. Altrimenti potete mettere anche un pizzico di sale e un po' di limone, come preferite voi. Come vedete dalle dimensioni del mio barattolo di salsa di soia, io non amo affatto la salsa di soia cioè veramente ne sono praticamente dipendente, piace tantissimo. E altrimenti l'aceto, il limone, quello che volete, o anche solo l'olio. A questo punto ci aggiungo i ceci. Non avete ceci, volete mettere fagioli, potete mettere tranquillamente i fagioli, io stessa spesso metto i fagioli. Questa ricetta che vi faccio vedere è un piatto vegano, quindi non ha carne, non ha pesce, quindi vi consiglio ovviamente un legume di mettercelo, perché la fonte principale di proteine vegetali, e ne metto proprio abbondanti, cioè l'ingrediente per me predominante sono proprio i ceci, perché sono veramente preziosi, sono ricchi ricchi di proteine, quindi ne metto veramente tanti tanti. Faccio andare anche un po' di sughettino, non li metto secchi secchi insomma, perché in questo modo viene il tutto più sugoso. Adesso poi dopo vi faccio vedere c'è il trucco. E quello ovviamente è l'ingrediente più pesante, si mette in basso, quindi in questo caso sono i ceci, a voi potevano essere ad esempio i fagioli, le lenticchie, le fave, insomma qualsiasi legume o quello che volete voi. E a questo punto ci vado ad aggiungere gli spinaci. Voi scegliete una verdura che volete voi, vi consiglio in questo periodo dell'anno ovviamente non l'insalata che è fredda, ma un qualcosino di tiepido, caldo, insomma. Io ho messo gli spinaci che praticamente li ho semplicemente passati un attimo a vapore, ma proprio sono quasi crudi, veramente poco insomma, non li faccio cuocere tantissimo così non perdono le loro proprietà, e gli spinaci sono ottimi. Altrimenti la bietola, insomma quello che voi volete. A questo punto ingrediente top veramente per me sono i semi di canapa, li consiglio soprattutto ai vegani ma anche agli sportivi, perché i semi di canapa sono una fonte ricchissima di proteine ragazzi, oltre al fatto che sono super buoni, ve l'ho già detto penso in altri video. Ne metto un bel cucchiaio e vanno a insaporire anche gli spinaci e tutto il piatto, si crea un mix troppo carino, perché comunque sono buonissimi, super saporiti, e oltre che essere appunto ricchi di proteine quindi fanno tanto bene. A questo punto ci metto il couscous, anche questo avanzato, ce l'avevo nel frigo perché io preparo i cereali, me li conservo nel frigo. Se non avete il couscous, questo è il couscous integrale che ho cotto semplicemente come si fa il couscous, potete anche mettere la quinoa, il riso integrale, ma anche la pasta, un qualsiasi cereale. A questo punto ci ho messo un po' di gommaseo, sarebbe sesamo e spezie e sale, ma poco perché tanto poi va a finire la salsa di soia, va a finire mescola tutto, anche un po' di spezie, quindi queste qua erano tipo rosmarino, salvia, varie spezzette che vanno a insaporire il couscous, che praticamente è senza olio perché praticamente il condimento di sotto andrà sopra e si mescolerà tutto per magia. Per terminare ho messo giusto due pomodorini, ma potete anche non metterceli, in base ai vostri gusti. A me piace tantissimo perché i pomodorini vanno a dare sapore al couscous. E poi ci ho messo un po' di semi di sesamo nero, troppo buono ragazze, veramente si crea un mix favoloso e buonissimo. A questo punto voi chiudete e lo mettete in frigo se lo dovete conservare, tipo l'avete preparato la sera prima, altrimenti ve lo portate direttamente dietro a scuola, al lavoro, all'università, dove volete voi. È fantastico!
Ed ecco qua, dovete pranzare, pranzo, scuola, lavoro, università o semplicemente vi preparate il pranzo. Molto spesso così faccio, il giorno prima perché il giorno dopo so che avrò un quarto d'ora per mangiare, quindi ce l'ho già pronto. Lo prendo, io non lo metto neanche in frigo, vi dico la verità, perché già la mia cucina è un frigo vivente, si mantiene fresco, e lo capovolgo praticamente e lo agito anche un pochino. In questo modo che succede? Tutto il condimento si va a distribuire un po' dappertutto e si fa, quindi praticamente tutto si insaporisce, va a finire il condimento dappertutto e siete pronti per mangiarlo, è buonissimo, vegano, sano, light e super bilanciato. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e vi mando un bacio grande. Ciao!